Guarda i video senza pubblicità e inizia il tuo percorso spirituale. Quanto precede ha messo in luce che l'estensione non è un puro e semplice modo d'essere della quantità, o in altri termini che, sebbene si possa parlare di quantità estesa o spaziale, l'estensione stessa non è riducibile per questo esclusivamente alla quantità. Su tale punto è comunque doveroso insistere, tanto più che esso è particolarmente importante per far risaltare l'insufficienza del meccanicismo cartesiano, nonché delle altre teorie fisiche da esso più o meno direttamente derivate nel succedersi dei tempi moderni. A questo proposito, si può anzitutto osservare come lo spazio, per essere puramente quantitativo, dovrebbe essere interamente omogeneo e tale che le sue parti non possano essere distinte tra loro per nessun carattere diverso dalle loro rispettive grandezze. Sarebbe come supporre che esso sia un contenente senza contenuto, cioè qualcosa che di fatto non può esistere isolatamente nella manifestazione, ove il rapporto contenente-contenuto, per la sua stessa natura di correlazione, suppone necessariamente la presenza simultanea dei due termini. Tuttavia, ci si può porre, con qualche apparenza di ragione, il problema di sapere se lo spazio geometrico sia concepibile come dotato di una simile omogeneità, il che in ogni caso non può convenire allo spazio fisico, cioè a quello che contiene i corpi, la cui sola presenza evidentemente basta determinare una differenza qualitativa fra le porzioni di questo spazio che essi rispettivamente occupano. Orbene, è appunto dello spazio fisico che Cartesio intende parlare, perché altrimenti la sua stessa teoria non significherebbe niente, in quanto essa non potrebbe realmente applicarsi al mondo di cui pretende fornire la spiegazione. Sarebbe inutile obiettare che ciò che si trova al punto di partenza di questa teoria è uno spazio vuoto, perché, in primo luogo, ci si troverebbe ricondotti alla concezione di un contenente senza contenuto, e d'altronde il vuoto, non essendo una possibilità di manifestazione, non potrebbe avere alcun posto nel mondo manifestato. In secondo luogo, dal momento che Cartesio riduce tutta intera la natura dei corpi all'estensione, deve, per conseguenza, supporre che la loro presenza non aggiunga effettivamente niente a quanto l'estensione è già di per sé stessa. E in effetti, le diverse proprietà dei corpi non sono per lui che semplici modificazioni dell'estensione. Ma allora, da dove possono venire queste proprietà, se esse non sono in qualche modo inerenti all'estensione stessa? E come potrebbero esserlo se la natura di quest'ultima fosse sprovvista di elementi qualitativi? Avremmo a che fare con qualcosa di contraddittorio e, per la verità, non oseremmo affermare che questa contraddizione, come pure molte altre, non si implicita nell'opera di Cartesio. Questi, come i materialisti più recenti, che a giusto titolo possono considerarsi suoi discepoli,
Pare in definitiva voler trarre il più dal meno. In fondo, dire che un corpo non è altro che estensione, se la si intende quantitativamente, significa affermare che la sua superficie e il suo volume, misuranti la porzione d'estensione occupata, sono il corpo in se stesso con tutte le sue proprietà, il che è manifestamente assurdo. Oppure, per intenderla brevemente e diversamente, bisognerebbe ammettere che l'estensione in se stessa abbia qualcosa di qualitativo, ma allora essa non può più servire di base ad una teoria esclusivamente meccanicistica. Ora, queste considerazioni, pur dimostrando che la fisica cartesiana non può essere valida, non sono peraltro ancora sufficienti a stabilire nettamente il carattere qualitativo dell'estensione. In effetti, si potrebbe dire che se non è vero che la natura dei corpi si riduce all'estensione, la ragione ne è che, appunto, essi non prendono di quest'ultima se non gli elementi quantitativi. Ma qui si presenta immediatamente la seguente osservazione. Fra le determinazioni corporee, che sono incontestabilmente d'ordine puramente spaziale e che quindi possono veramente essere considerate come modificazioni dell'estensione, non c'è soltanto la grandezza dei corpi, ma anche la loro situazione. Ma quest'ultima è ancora qualcosa di puramente quantitativo? I sostenitori della riduzione alla quantità diranno senza dubbio che la situazione dei diversi corpi è definita dalle loro distanze e che la distanza, appunto, è una quantità. La quantità d'estensione, cioè, che li separa, così come la loro grandezza è la quantità d'estensione che essi occupano. Ma basta veramente questa distanza a definire la situazione dei corpi nello spazio? Di un'altra cosa bisogna tener conto, ed è la direzione secondo cui questa distanza deve essere calcolata. Ma poiché dal punto di vista quantitativo la direzione deve essere indifferente, in quanto sotto questo rapporto lo spazio non può essere considerato se non come omogeneo, ne deriva che le diverse direzioni non possono essere distinte le une dalle altre. Dunque, se la direzione interviene effettivamente nella situazione e se essa, proprio come la distanza, è un elemento puramente spaziale, ne consegue che nella stessa natura dello spazio vi è qualcosa di qualitativo. Per esserne ancora più certi, lasceremo da parte lo spazio fisico e i corpi per prendere in esame soltanto lo spazio propriamente geometrico, il quale, se così si può dire, è certamente lo spazio ridotto a se stesso. Per studiare questo spazio, è certo che la geometria faccia appello soltanto a nozioni strettamente quantitative? Questa volta, ben inteso, si tratta semplicemente della geometria profana dei moderni, ma se, diciamolo subito, si trova anche qui qualcosa di irriducibile alla quantità,
Non ne risulterà immediatamente che nel campo della scienza fisica è ancor più impossibile e più illegittimo pretendere di tutto ricondurre ad essa? Qui non intendiamo nemmeno parlare della situazione, poiché quest'ultima svolge una funzione di qualche rilievo solo in talune branche particolari della geometria, che a rigore si potrebbe anche rifiutare di considerare come parte integrante della geometria pura. Ma nella geometria più elementare non c'è soltanto la grandezza delle figure da considerare, bensì anche la loro forma. O forse qualche studioso di geometria più compenetrato dalle concezioni moderne oserebbe sostenere che, per esempio, un triangolo e un quadrato di uguale superficie sono una stessa ed unica cosa? Potrà soltanto dire che queste due figure sono equivalenti, sottintendendo evidentemente dal punto di vista della grandezza. Ma sarà obbligato a riconoscere che sotto un altro rapporto, cioè quello della forma, c'è qualcosa che li differenzia. E se l'equivalenza di grandezza non implica la similitudine di forma, è perché quest'ultima non è riducibile alla quantità. E andremo anche più lontano. C'è tutta una parte della geometria elementare a cui le considerazioni quantitative sono estranee, cioè la teoria delle figure simili. La similitudine, in effetti, si definisce esclusivamente mediante la forma ed è del tutto indipendente dalla grandezza delle figure, il che implica che essa è d'ordine puramente qualitativo. Se ora ci domandiamo che cosa sia essenzialmente questa forma spaziale, osserveremo che essa è definibile mediante un insieme di tendenze in direzione. In ogni punto di una linea, la tendenza in questione è determinata dalla sua tangente e l'insieme delle tangenti definisce la forma di quella linea. Lo stesso dicasi per le superfici nella geometria a tre dimensioni. Se si sostituisce la considerazione delle rette tangenti con quella dei piani tangenti, è evidente che ciò è valido tanto per i corpi quanto per le semplici figure geometriche, poiché la forma di un corpo non è altro che la superficie stessa da cui è delimitato il suo volume. Arriviamo dunque, e ciò che abbiamo detto a proposito della situazione dei corpi permetteva già di prevederlo, a questa conclusione. È la nozione di direzione quella che, in definitiva, rappresenta il vero elemento qualitativo inerente alla natura stessa dello spazio, così come la nozione di grandezza ne rappresenta l'elemento quantitativo. E così lo spazio, tutt'altro che omogeneo, ma determinato e differenziato dalle sue direzioni, è ciò che possiamo chiamare spazio qualificato. Orbene, non soltanto dal punto di vista fisico, ma, come abbiamo visto, anche dal punto di vista geometrico, è proprio questo spazio qualificato il vero spazio. Lo spazio omogeneo, in effetti, non ha alcuna esistenza, a voler parlare propriamente, in quanto non è nient'altro che una semplice virtualità. Per poter essere misurato, cioè secondo le nostre precedenti spiegazioni, per poter essere effettivamente realizzato,
Lo spazio deve necessariamente essere riferito ad un insieme di direzioni definite. D'altronde, queste direzioni appaiono come raggi emanati da un centro, a partire dal quale formano la croce a tre dimensioni. E non è nemmeno il caso di ricordare una volta ancora la funzione considerevole che esse svolgono nel simbolismo di tutte le dottrine tradizionali. Si potrebbe forse anche suggerire che è proprio restituendo alla considerazione delle direzioni dello spazio la sua importanza reale che sarebbe possibile restituire alla geometria, in gran parte almeno, il senso profondo da essa perduto. Ma una cosa del genere, non possiamo nasconderlo, richiederebbe un lavoro che potrebbe condurre molto lontano. Com'è facile convincersene se si pensa all'influenza effettiva esercitata da questa considerazione a diversi riguardi su tutto ciò che si riferisce alla costituzione stessa delle società tradizionali. Lo spazio, così come il tempo, è una delle condizioni che definiscono l'esistenza corporea, condizioni che sono però diverse dalla materia, o meglio dalla quantità, benché con questa si combinino naturalmente. Esse sono meno sostanziali, quindi più vicine all'essenza. Ed è questo in effetti ciò che implica l'esistenza in esse di un aspetto qualitativo. L'abbiamo visto per lo spazio e lo vedremo anche per il tempo. Prima di arrivare a questo, sottolineeremo ancora che l'inesistenza di uno spazio vuoto è sufficiente a dimostrare l'assurdità di una delle troppo famose antinomie cosmologiche di Kant. Chiedersi se il mondo è infinito o se è limitato nello spazio è una questione assolutamente priva di senso. È impossibile che lo spazio si estenda al di là del mondo per contenerlo, perché si tratterebbe allora di uno spazio vuoto e il vuoto non può contenere alcunché. È invece lo spazio ad essere nel mondo, cioè nella manifestazione. E se ci si limita a prendere in esame il solo ambito della manifestazione corporea, si potrà dire che lo spazio è coestensivo a tale mondo, essendone una delle condizioni. Ma questo mondo non è più infinito dello spazio stesso, perché come quest'ultimo non contiene tutte le possibilità, ma rappresenta soltanto un certo ordine di possibilità particolari ed è limitato dalle determinazioni costituenti la sua stessa natura. Diremo ancora, per non dover ritornare su questo argomento, che è ugualmente assurdo chiedersi se il mondo è eterno o se è cominciato nel tempo. Per ragioni del tutto analoghe, è in realtà il tempo che è cominciato nel mondo, se si tratta della manifestazione universale, o con il mondo, se si tratta della manifestazione corporea. Ma il mondo non è affatto eterno per questo, perché ci sono anche inizi intemporali. Il mondo non è eterno perché è contingente, o in altri termini, esso ha un inizio, come avrà una fine, perché non è il principio di se stesso, o perché non contiene questo principio che gli è tuttavia necessariamente trascendente. In tutto ciò non vi sono difficoltà di sorta. Ed è per questo che buona parte delle speculazioni dei filosofi moderni è fatta solo di questioni mal impostate
e di conseguenza insolubili, suscettibili dunque di dar luogo a discussioni indefinite. Esse però svaniscono del tutto dal momento in cui, esaminate al di fuori di ogni pregiudizio, siano ridotte a ciò che in realtà sono, cioè a semplici prodotti della confusione che caratterizza la mentalità attuale. La cosa più curiosa è che anche questa confusione sembra avere una sua logica, perché durante molti secoli e in tutte le diverse forme che ha rivestito, essa ha sempre costantemente teso in uno stesso senso. Ma questa logica altro non è in fondo che la conformità con il percorso stesso del ciclo umano, a sua volta dettato dalle condizioni cosmiche stesse. E ciò ci riporta direttamente alle considerazioni inerenti alla natura del tempo e a quelle che, per contrapposto alla concezione puramente quantitativa che ne hanno i meccanicisti, possiamo chiamare le sue determinazioni qualitative.